Se volete un vivido contrasto, venite nell'assolato Messico, la terra del mistico e del profano, delle mura d'argilla e del cemento armato, delle limousine e degli asinelli, dei molto ricchi e dei poverissimi. Questi due mondi si incontrano una volta l'anno, e cioè alla fiesta. Ed ecco perché sono qui. Scusatemi. Ehi, Miguel, vieni qui. Simon. Il più celebre acrobata del mondo. Amico mio, mi prendi in giro. Non è vero, non ho mai visto nessuno che ti sia uguale. Che cosa hai combinato? Oh, la solita vita, ho portato il circo in Europa in estate, poi ho passato l'inverno in Sud America e ora sono in Messico per la fiesta. Una vita interessante. No, al contrario, la mia vita è monotona, a paragone delle imprese di Simon Templar. Carlos, no. Qui parla Carlos Segovia, dell'ufficio investigazioni speciali. Vorrei parlare col signor Federico Ribas. Carlos, metti giù il telefono. Perché, Teresa? Perché non posso più andare avanti così. Ho avuto pazienza perché tu hai insistito, ma l'amore non è eterno, Carlos. Tu devi aiutarmi. Teresa, tuo marito è morto. Non ci sono le prove. Gaspar è morto, credimi. Fammi vedere il suo fascicolo, se c'è il timbro che dice archiviato. Lui tentò di assassinare il presidente, ma fallì. Era lo strumento di uomini importanti. Tutta la polizia gli dette una caccia spietata, me compreso. Se lo avessi acciuffato, avrebbe rivelato il nome dei mandanti. Quindi... Quindi loro ordinarono che fosse ucciso. Ne abbiamo la certezza. Ma non che ci siano riusciti. Teresa, capisci che sono passati 2 anni. Noi abbiamo agenti dappertutto. Se fosse vivo lo avremmo saputo, no? Ci sono molte cose che la polizia non viene a sapere. Gaspar è morto oppure all'estero. Teresa, aspetta. Quando fu l'ultima volta che i tuoi uomini lo videro? Ma lo sai benissimo. Fece perdere le sue tracce in mezzo alla fiesta. E non si seppe più niente? Niente, posso giurartelo. Grazie, Carlos. Aspetta. Te lo proibisco assolutamente. Carlos, intendo trovare mio marito. Né tu né nessun altro potrebbe mai riuscire a impedirmelo. Manuel, Teresa Alvarez è appena uscita, l'hai vista? Sì. Ha intenzione di rintracciare suo marito. Adesso? Dopo tanto tempo? Sì. Tu seguila, conosce molti dei suoi amici. Molti di questi non li abbiamo mai scoperti. Potrebbe andare da loro e trovarsi in qualche brutto guaio. E potrebbe anche portarci da Alvarez. Ne dubito. Però tieni gli occhi aperti. È una brava persona e non deve succederle niente, capito? Comprendo. Da dove credi che comincerà? Non lo so. Ma tu sorvegliala, seguila sempre. Potrebbe cominciare da Miguel Artigas. Ah, quell'acrobata. Già. Deve esistere qualche legame fra loro. Miguel Artigas dava uno spettacolo quando sparì Alvarez. Già. E dà uno spettacolo stasera. Va, subito. Bene. Non è giusto, signor Templar. Miguel mangia come 2 cavalli e non ingrassa mai d'un chilo. Invece io, un bicchiere di birra e si vede. Pedro si sforza di imitarmi, ma in questo mestiere ci vogliono muscoli in forma e nervi saldi. Lo credo bene. Però ci vuole anche puntualità. Sbrigati, Miguel, cambiati. Io mi tolgo di mezzo. No, no, aspetta un po', voglio sapere del tuo viaggio in Spagna. Dopo, sono anni che non vado al circo, voglio vederlo. Ah, ti cedo i miei posti. Tu vedrai tutto quanto. Grazie.
E dopo lo spettacolo staremo insieme, d'accordo? Amico mio, affare fatto. Auguri. Gracias. Oh, voglia scusarmi. Non entrerei, si sta cambiando. Ah, è solo? No, c'è il suo socio con lui. La prego, signor, io devo parlargli, è molto importante. Vuol dirgli che c'è Teresa Albares qui fuori e se può dedicarmi un minuto? Beh, al massimo dirà di no. Aspetti qui. Miguel, una ragazza vuol parlarti. Oh, tutte quante le ragazze danno la caccia a Miguel. Questa dice che è importante, si chiama Teresa Albares. Teresa? Sì. Controllati, amico. Teresa. Oh, Miguel, perdonami, ma dovevo vederti. Ma non qui, sono ancora sorvegliato. Ma nessuno mi ha vista. Teresa, sei sempre bella. Ti penso spesso. Quando vengo a Città del Messico, io ti cerco. E mi sentirei sicuro se ogni volta venissi a vedere lo spettacolo. Ma non ci sei mai. Oh, Miguel, abbiamo tante cose da dirci. Ma devo assolutamente sapere. Tu eri il migliore amico di Gaspar. Quella sera tu davi uno spettacolo nel circo. Io so che lui viene da te dopo. Dove lo hai mandato? Teresa, stai perdendo tempo. È morto. Non riesco a crederci. E neanche tu. No, non ci credo. Dimmi dove lo hai mandato e me ne andrò via. E non verrò più qui a metterti in pericolo. Tu vuoi trovarlo? Devo tentare. Ti uccideranno. Miguel, preferisco morire piuttosto che non sapere la verità. Dimmi dove lo hai mandato. Miguel, tocca a noi fra poco, devi ancora vestirti. Teresa, non possiamo parlare qui. Senti, guarda lo spettacolo, eh? Dopo andremo nel nostro caffè a parlare, voglio che tu sappia tutto. Me lo prometti? Te lo giuro. Miguel, per piacere. Salve. Buonasera. Siamo entrambi amici di Miguel e non crede oh, che... Oh, la prego, signor. Guardiamo lo spettacolo. E adesso, signore e signori, i più grandi trapezisti del mondo, gli incomparabili Miguel e Pedro Artigas. Non è stata una disgrazia, signor. Devo avvertire la polizia. Non è stata una disgrazia. Il pallino di un fucile ad aria compressa l'ha colpito ad un braccio. Non è stata una ferita grave, ma lo shock gli ha fatto perdere la sua presa. Per questo è caduto. Ma chi?
Chi può aver fatto questo? Teresa. Non parlare, Miguel. Devo. Per Gaspar. Lo nascosi in un camion quella sera. Andava a San Pedro. Un camion che andava a San Pedro? Sì. Evnidov. Santa Bravo. Oh, Evnidov. Santa Bravo. Perché ha parlato in inglese? Quel giorno il presidente doveva assistere a una parata militare. D'un tratto... Signor Templer, perché dovrei fidarmi di lei? Non si fidi, ma era un buon amico di Miguel. Continui. Improvvisamente echeggiarono due spari. Andarono a colpire le mura della fortezza. Il pubblico indicava il tetto di un palazzo. Vidi una persona col fucile e gridai: eccolo là, ecco l'attentatore. Non sapevo che si trattava di mio marito. Alvarez. 2 anni fa questo nome apparve su tutte le prime pagine. Era lui l'organizzatore principale del complotto per uccidere il presidente. Conosceva quelli che c'erano coinvolti. E molti di loro erano pezzi grossi? Sì. Che sono ancora al loro posto? Penso di sì, non uscì fuori nessun nome. Quindi uno di loro, o un loro sicario, ha sparato quel colpo a Miguel. Non avrei dovuto andare da lui, la responsabilità è mia. Lei non ne ha nessuna. È ovvio che un gruppo di pancioni soddisfatti si sente malissimo al solo pensiero di ciò che accadrebbe se lei rintracciasse suo marito. Ma perché? A meno che non sia ancora vivo. Ed è evidente che lo è. Ma mi stupisce che lei lo sia ancora. Non conoscevo nessuno dei congiurati. Proprio nessuno? No. Ma sicuramente lei sapeva che complottava per rovesciare il governo. Complottare per rovesciare il governo è un'aspirazione di tutti i giovani ambiziosi nei paesi del Sud America. E quindi lei non lo aveva preso sul serio? Gli uomini bisogna sempre prenderli sul serio. Ma deve credermi. Questa è una cosa diversa. Ora devo andare. Dove? A San Pedro? Dove ha detto Miguel? Sì. Ma non le ha dato un indirizzo? No, ma è un villaggio molto piccolo. I've need of Santa Bravo. Perché in inglese? Non saprei. Io sì. Voleva dirle di rivolgersi a me. Oh no. Ho incominciato da sola e arriverò in fondo da sola. Di questo discuteremo andando verso San Pedro. E hanno noleggiato un'auto. Hanno detto dove sarebbero andati? Parecchie cose mi sono sfuggite, ma Vasco li sta sorvegliando. Ovunque vadano, ci sarà lui. No, non servirebbe. Templar li individuerebbe dopo pochi chilometri. Faremo sorvegliare le strade. Il santo può esserci utile. Ci farà il favore di smuovere le acque. Dammi il controllo stradale. E Miguel che c'entrava in tutto questo? Oh, partecipò ad alcune delle prime riunioni. Più per far piacere a Gaspar che per altro. Ma venne a sapere quanto bastava per diventare un pericolo, no? Forse non lo sapremo mai. Ma è mia intenzione cercare di saperlo. Sente troppo caldo per caso? No, sto bene. E va bene, ha vinto lei. Volevo vedere chi crollava per primo. Sono 6 ore che viaggiamo senza fermarci. La mia lingua comincia a sembrare un pezzo di cuoio rinsecchito. Comando regionale, qui controllo 7. La decapotabile con Templar e la signora Alvarez è appena arrivata. Bene. Buenas tardes. Buenas tardes.
Ha 6 birre ghiacciate? Sì. Viene da lontano, signor? Abbastanza. Va a Durango? A Saltillo, forse? Forse. È abbastanza? Sì, gracias. Adios. Adios, signor. Birra. Una birra, signor? Eccola qui. Una birra freschissima. Come il vento delle cime nevose. L'inverno combatte l'arsura dell'estate. Le mie scuse, signor, ma ho l'ordine di fermare il conducente dell'auto con il suo numero di targa. Perché? Lei ha sorpassato 10 controlli della polizia seguendo l'auto che la precedeva. E allora? Devo fermarla perché la polizia la vuole interrogare. Sono vice sceriffo, signor. Beh, a chi pago la birra? A lei o alla polizia? Paghi pure a me, signore, se non le dispiace. Dopo 400 miglia eccoci finalmente al pagliaio. E ora dovremo trovare l'ago. Non sarà facile. Io continuo a pensare alle ultime parole di Miguel. I've need of a brave sand. Cosa voleva dire? Non ne ho idea. Non vuole lasciar perdere. Mai. Lei rischia molto e io non ne valgo la pena, purtroppo. Che cosa vuol dire? Lo scoprirà. Vengo! Buenas tardes, signor. Buenas tardes, signora. Vorremmo 2 camere con bagno, se possibile. 2 camere. Ho detto così. Garcia! Venite da lontano? Dalla città, forse? Forse. E volete mangiare? Siamo affamati. Numero 5 e 6. Vi accompagnerà. Grazie. Un momento! Lei alzi le mani. Perquisiscilo. Ma che significa? Niente trucchi, ombre. È in arresto. Ma che cosa ha fatto? Non mi sposto di qui finché non ho visto il mandato. Abbiamo la sua descrizione e la targa della sua macchina. Simon Templar. Sospetto di omicidio. Andiamo, ombre. Niente trucchi o sparo. Io vengo con lei. No, signora. Lei resta qui. Faccia come dice. Qualsiasi cosa succeda, non lasci l'albergo. Mi perdoni, signora, mi chiamo Juan Pepito Casamegas. Il dramma al quale ho assistito, la prego, mi corregga se sbaglio, la lascia sola e senza difesa in un paese sconosciuto. Posso esserle di qualche utilità? Lei è molto gentile, signor. Mi annoio, mia cara signora, mi annoio per la monotonia di una vita trascorsa a viaggiare in biancheria intima. Buenas tardes, signor. Una camera per la notte. Ha chiesto di me, signor?
Sì, vorrei sapere perché sono trattenuto qui da 2 ore, senza che mi interroghino o che possa telefonare. Mi dispiace, signor, ma questi sono gli ordini. Lei deve essere trattenuto in isolamento. Per ordine di chi e perché? Mi dispiace, signor, non posso dirle altro. Toilette scintillanti e gente che si diverte. Tappi di champagne che saltano. Come mi divertono queste serate di festa. Le dispiacerebbe, signorina, se mi sedessi a bere il caffè? Oh no, la prego. Grazie. Il nuovo ospite sta evidentemente cenando solo in camera sua. È poco socievole. Il suono di almeno altre 2 posate... penso che avrebbe migliorato un po' l'acustica della stanza. Lei lo ha guardato bene? Che cosa? Oh, mi scusi. Dico, l'uomo è arrivato dopo di lei. Non sapevo che ci fosse qualcun altro. Perché? Oh, senza motivo. La prego, mi perdoni. Lei è preoccupata? Nessuna notizia del suo giovane amico? No, non ancora. E sarebbe indelicato se io le chiedessi se ha veramente ucciso qualcuno. Sì, vedo che lo sarebbe. Mi scusi, signora. Oh, grazie. Io posso portarti da tuo marito. Alle 10 precise incamminati lentamente lungo la Calle de Pas. Ti aspetterò, non dirlo a nessuno. Notizie del suo giovane amico? No. Con permesso, signor. Si consideri libero, signor. Tutto a un tratto. Già. Non ci sarà nessuna spiegazione, nessuna scusa, neanche una parola, immagino. Si trattava di certe impronte digitali su di un bicchiere di birra e dell'esame balistico del proiettile omicida. Abbiamo saputo adesso da Mexico City che lei non c'entra affatto. E mi è concesso sapere chi è la vittima? Un agente di polizia. È stato ucciso poco dopo che la sua auto si era fermata presso il suo spaccio. Ah, e per la mia pistola? Sarà restituita, signor. Da quella parte, prego. La signora che era con me è uscita? No, è salita nella sua camera. Ma ora non c'è. Lei si è mai mosso? Non mi sono mosso. Deve essere uscita. Teresa! Le avevo detto di non muoversi. Oh, Simon. Cosa sta facendo qui sola? Glielo spiegherò dopo. Me lo spiegherà subito. Ho ricevuto questo biglietto. È una trappola. Torni in albergo. Ah! Ora vuole andare? Non fa mai come le si dice? Lo ha perduto. È nascosto da qualche parte. Simon, guardi! Avenida Santo Bravo. Ecco che cosa ha detto Miguel prima di morire. Avenida, non Avnidov. Avenida! Ha ragione. È qui che mandò suo marito. Ma in quale casa? 4. Ricorda che ha alzato 4 dita. Il lanciatore di coltelli è svanito qui. Non è una strana coincidenza? Non so che dire. Sì? Signora, Miguel Artigas ci ha dato questo indirizzo. Lei conosceva mio figlio? Vuol dire che è sua madre? Purtroppo.
Che Dio abbia pietà del mio dolore. Signora, io mi chiamo Templar. Questa è la signora Teresa Alvarez. Alvarez? Lei non è benvenuta qui. Signora, ero con Miguel quando è morto. Entri. Io sono sempre stata contraria al mestiere che Miguel aveva scelto, perché ho sempre sentito qui nel mio cuore che un giorno sarebbe caduto e sarebbe morto. E ora è avvenuto. Mio figlio se n'è andato. È morto serenamente, signora. Con coraggio. Ha pensato a lei. E voi siete venuti fin qui a San Pedro per dirmi questo? E per chiedere notizie di mio marito. Vorrei rintracciarlo. Miguel mi ha detto che era venuto qui. Sì, è vero. Io l'ho nascosto per 2 notti. Poi, quando seppi che cosa aveva fatto, lo mandai via. E dove? Quello non era più un uomo. Non faceva che piangere e torturarsi. Rifiutava anche il cibo. Signora, la prego, ci dica. Dove lo ha mandato? Si diresse a nord, con un camion, guidato da un uomo del paese. Lo troverete giù al villaggio. Sebastian Ibáñez. $190, $200. Ora parla, amico. Lo portai alla Quinta. Dove sarebbe? A nord, sulle montagne. Perché alla Quinta? Perché è là che dovevo andare, con un carico di grano. A suo marito non importava. Ovunque mi disse, ma portami via. E mi dette il suo orologio. Ecco qui. Sì, è il suo. Bene, amico, se venissero a farti la stessa domanda, hai perduto la memoria. Siamo intesi? Ah, sì, signora. Eccotene altri 100 per essere sicuri che non la ritrovi. Oh, grazie, signor. Adios. Sì, signor. Andiamocene prima che l'amico di ieri sera mangi la foglia. Mi dia un quarto d'ora. Ma cosa vuoi da me? Io non ti ho mai veduto. Quei due di poco fa, che cosa volevano? Che cosa gli hai detto? Niente, signor. Sul mio onore. Parla. Mi hanno chiesto di Gaspar Alvarez. Gli ho detto che l'ho portato alla Quinta. Continua. Ma è tutto. Lo giuro. Deve tornare ancora, signor. Grazie. La vostra prossima tappa, signor? Non lo sappiamo. La Quinta, forse? No, andiamo a sud. Buon viaggio, signor. Adios, signora. Adios, signor. Hasta luego. Siamo più in alto, dia un'occhiata. No, niente. Forse lo ha spaventato ieri sera. Ne dubito. Chi lo paga deve avergli promesso una bella somma per farla sparire per sempre. E io non le do niente perché lei glielo impedisca. Non è giusto. Non saprei. È bel tempo, lei è bella, non mi lamento. Per avermi salvato la vita. Gliela salverò più spesso. Oh, Simon, che meraviglia! Si fermi un istante. Che succede? I freni. Teresa, salti giù! Salti!
Non posso! Tutto bene? Sì, credo di sì. Ma possiamo uscire di qui adesso? Che cosa è successo ai freni? Ho una mezza idea. L'ombra con il coltello. Ecco perché non si è disturbato a seguirci. Già, e mi sto stancando di fare da bersaglio fermo a un maniaco omicida. Su, si segga. Cosa facciamo ora? Stiamo qui ad aspettare. Lei cosa suggerisce? Ma siamo in mezzo a un deserto. In tutta la mattinata non abbiamo visto un'auto. Io non mi preoccuperei troppo. Il traffico si fa più intenso verso Natale. Ho sete. Anch'io, ma non pensiamoci. Mi parli di Gaspar. Come fu che vi incontraste? Successe tanti anni fa. Lui era venuto a parlare con mio padre per una petizione. Papà era un importante uomo politico. E mentre aspettava di essere ricevuto, si mise a spiegare la petizione a me. Io non capivo, ma... il modo in cui Gaspar parlava era affascinante. Era un giovanotto che credeva nella vita, nella giustizia. Un uomo pronto a battersi per i suoi ideali. Mi innamorai di lui solo sentendolo parlare. Sembra che non abbia fatto la medesima impressione alla madre di Miguel. No. Ma per Gaspar ogni fallimento era una specie di morte. Aver fallito il suo compito doveva averlo abbattuto. Per questo mi domando se è ancora vivo. Secondo me si è suicidato. La prende con molta calma. Simon, ascolti. Bene, miei giovani amici, ci incontriamo di nuovo, eh? Che vi è capitato? Abbiamo avuto un incidente. Siete feriti? No, ma l'auto è un rottame. La mia no, e la metto a vostra completa disposizione. Vi prego, salite. Grazie, prendo le valigie. È stata una fortuna che sia capitato lei. Avremmo potuto restare là 2 o 3 giorni. Io capito invariabilmente al momento più opportuno. È quasi un hobby per me. Sì, lei ha ragione. Se non sbaglio, eravate diretti alla quinta. Lei lo ha sempre saputo, non è vero? Arriveremo là dopo il tramonto. Qui non c'è nessun telefono. Un ufficio telegrafico e basta. E dove si trova? Di notte è chiuso. Beh, e come posso fare a recuperare la mia auto? Mi dispiace, signor. Non abbiamo un garage alla quinta. Posso darvi una stanza e da mangiare. Vi consiglio di non far niente fino a domani. Amico mio, adesso la situazione mi appare molto chiara. Siamo nella zona dei banditi. La quinta è un loro posto di rifornimento. La polizia e l'esercito sono impotenti ad agire. Se rammento bene, è Rocco, il re senza corona di queste parti, e molti dei suoi uomini sono ricercati dalla giustizia. Cosa ci consiglia di fare? In primo luogo fingiamoci dei poveracci, poi facciamo tutto quello che si aspettano da noi. Ora ceniamo e andiamo a dormire. Le cose saranno molto migliori domattina. Vado a prendere le valigie. Sa, mi è venuto in mente che se questo è Rojo e i suoi uomini sono un branco di fuorilegge,
E dato che Gaspar aveva tutti i poliziotti del Messico alle calcagna, nascondersi fra loro sarebbe stata la soluzione ideale per lui. Sì, forse ha ragione. Ne sono convinto. Ma non diremo niente al nostro amico. Perché no? Ma la sua apparizione al momento giusto è stata troppo opportuna per essere vera. Ma chi sarà? Non lo so. Non credo che lavori per gli altri. Forse è un poliziotto e spera che lo portiamo da Gaspar. Ma adesso cosa faremo? Manderemo un piccolo messaggio alla tribù nascosta. Patron, questa signora è la moglie di Gaspar Alvarez. Sta cercando suo marito. Alvarez è un nome comune. Beh, tu allora fallo sapere in giro, da bravo ragazzo. Chissà, può venir fuori qualcosa, qualcosa di inaspettato. Buenos dias. Potrei avere un buon caffè? Qualcuno là fuori cerca di lei. Fatto presto, eh? Bravissimo, amico. Bene. Tu sei il signor Templar? Infatti. Vado a chiamare la signora, eh? Ok, amico, guidaci tu. Dov'è quello grasso? Lui non viene. Vamos. No, vamos. Ah, buongiorno, amici miei. Una cavalcata salutare, eh? In sella, signor. Ah, mio caro amico, certe cose non fanno più per me. Tu vieni. Ascolta, amico, non quiero cavalcare, entiende? Tu vieni, signor. Sembra che il rojo chieda il piacere della sua compagnia. Va bene, non si può ignorare un invito tanto pressante. Non avrebbe una macchina fotografica? No, mi dispiace. Peccato. Nessuno dei miei amici crederà mai una parola di questo. Vamos, caballeros. E questo è il capolinea? Sì, il grasso e la donna aspettano qui. Tu, come loro capo, vai lassù, a piedi. Bene, se vogliono fare il tiro a segno con me, non aspetti il mio cadavere, se la batta. Simon, stia attento. Io mi considero immortale. Io dichiaro di tutto cuore che detesto i cavalli. Non soltanto sono scomodi da cavalcare, ma puzzano anche. Che facciamo ora? Aspettiamo, cara signora, con tutta la pazienza possibile. Hai sensi acuti, ombre. Allarga di più le braccia. Molto adoperata. E la canna è ben brunita. Un'arma da sicario. Occhi azzurri. Le due cose non tornano. Perché sei venuto qui, signor? Per morire, forse? Non precisamente. Immagino che tu sia il Rojo. L'ultimo dei dinosauri. Guardami ora. E dimmi, cosa sei per la donna? Si chiama Teresa Alvarez. L'aiuto a cercare il marito. Come cacciatore di tagli o come sicario? Come amico. Sei un bugiardo. E quel ciccione? Non so molto di lui. Lo abbiamo incontrato per caso, si dice commerciante.
E dove sono i tre orsi? Non hai incontrato anche loro? Certo. Li ho lasciati nel bosco con i sette nani. D'accordo, ombre. Volevi incontrare Alvarez? E io ti porto da lui. Luisito, porta gli altri. Andiamo. Alvarez venne da noi 2 anni fa. Era un fuggiasco, ombre. Un uomo distrutto. Mi pregò di prenderlo con me. Io non mi fidavo. Era un intellettuale. E uomini simili avvelenano le piccole comunità. Hanno il veleno in sé. Questo è Alvarez, vero? Gli permisi di restare un po', ma ci avvelenò. Una notte cadde. Una brutta caduta. Capisco. Ne sono lieto. Gaspar. Temo di sì. Sì, signora. Morto. Morì in conseguenza di una brutta caduta che era cominciata un pomeriggio a Mexico City. Morto, signora. Irrevocabilmente morto. Lei capisce? Era la sua unica via di scampo. Se desidera piangerlo un poco, noi la lasciamo. Come miei ospiti cenerete con me. Dopo deciderò cosa fare di voi. Luisito, tienila d'occhio. Venite, signori. Perdonerete la qualità della cucina. Luisito è più bravo col fucile che con le pentole. Però sono entusiasta del vostro vino. Rubiamo soltanto il migliore. Mi parli un po' di mio marito. Credo che fosse diventata una persona diversa dopo che fu arrivato quassù. Era molto infelice. Un fuoco spento, signora. Perché rimestarne le ceneri? La prego, mi parli di lui. Odiava se stesso. Ma perché? Perché gli era mancato il coraggio. Insomma, quando tentò di uccidere il presidente, sbagliò a bella posta. Voglio dire che gli tremò la mano quando doveva essere deciso. In fondo era un debole. Un debole, ecco il motivo per cui si odiava. Debolezza o umanità? Gaspar Alvarez aveva messo tutta la sua fede negli ideali, nei suoi amici. Poi un giorno dovette trangugiare l'amara verità in un solo boccone. Non fu lo scontro con me ad ucciderlo, fu l'indigestione. Ma quale è la verità che dovete trangugiare? Che gli ideali sono illusioni d'asilo d'infanzia. Che non è l'amore, ma l'odio a rendere unite le persone. Lei ci crede veramente? Se non ci credessi non sarei vivo, signora. Regola numero 1 per sopravvivere. Non fidarsi di nessun uomo. E specialmente di nessuna donna. Quando sono spinte dall'impulso agiscono immediatamente. Ma quando aspettano 2 anni, attenzione. Cosa stai cercando di dire? Semplicemente che questa è tutta una trappola. Siete venuti qui per uccidermi. Lei è soltanto una scusa. Se volevo la tua pelle, ombre, sarei venuto qui da solo. E te l'avrei fatta, su quella roccia, oggi pomeriggio. No, questo viaggio è stata un'idea mia. Volevo scoprire la verità su Gaspar. Già. La verità su un uomo che non ti amava. Un uomo che ti aveva sposato per le relazioni politiche di tuo padre. Non mi ha sposata solo per quello. Sì, l'ha fatto per quello e per il tuo denaro, lo sai. È una menzogna, da principio mi amava. Lui ti detestava. Vuoi forse negarlo? No. Allora dimmi per quale vero motivo sei venuta qui. E tu che dici, ciccione? Sei della polizia, non è vero? Ho sentito l'odore il primo momento che ti ho visto. Sì,
E tu sei Gaspar Alvarez. Ho sentito l'odore il primo momento che ti ho visto. Metti giù il fucile, Alvarez, e non comportarti come un bambino. Se non mi metto in contatto con Città del Messico entro domani a mezzogiorno, tutta la zona brulicherà di poliziotti nel giro di 24 ore. Io ho ucciso il Rojo. Si trattava di me o lui. Avevo tanto di quell'odio che i suoi uomini mi temevano. Presi il comando. Gaspar, ti salverai. Verrà un medico. I tuoi uomini... No, no. Tu mi ami ancora, Teresa, non è vero? Dillo. Ti amo. Mi dispiace, Teresa. Lo amava davvero? No. Ho mentito. Ma stava morendo, dovevo dirglielo. E allora perché ha fatto questo viaggio? Simon, lei è molto buono e gentile, ma non è come crede. Vede, 3 mesi fa io mi sono innamorata di un uomo che è tutto il contrario di Gaspar. Però la mia religione non ammette ancora il divorzio. Ora posso sposarmi. Capisce? Sono venuta fin qui non per assicurarmi che mio marito fosse vivo, ma per assicurarmi che fosse morto.